Roma, New York, 84,39 Eri un po' in ragazzi. ritardo, ho visto In un po' che di ritardo, sì, l'ho detto un po' per di fortuna ritardo. tua fai una maratona a 900 metri, perché se questi sono i riflessi ti vedo messo abbastanza Beh, lo male, sai, sono un animale da eh? fondo, dai, un Esatto, animale da molto fondo, fondo, molto animale tipo più i pesci che pulitori, quelli che altro. stanno. Speriamo di no, dice proprio grossissimo, Sì, infatti ho visto, bene. è obeso, Sì. cioè, vabbè. Forza Ferrari! Forza Ferrari, oggi abbiamo vinto, Oggi ragazzi, eh? domenica, tra una Fantastico. settimana, Maratona di Roma, però mi sono svegliato con l'ora legale un po' presto per vedere la mitica rossa che strapazza le Mercedes e ho goduto. Però parliamo della gara Parliamo della nostra. gara, veramente parlando della gara, tra esattamente una settimana a quest'ora Starai all'incirca al 20° chilometro. inizia a salire l'emozione, ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Però la cosa bella, al di là dell'arrivare a fare una maratona, sicuramente è il viaggio che ti porta lì, è un viaggio che noi abbiamo deciso di condividere con chi ci segue, un viaggio fatto sicuramente di una parte tecnica, di allenamenti che mi hanno messo in condizioni, mi hanno portato da, anzi, facciamo vedere questa foto perché almeno ci rendiamo anche conto, per chi non ci ha seguito fino ad oggi, a arrivare a disputare la mia prima gara di Che non maratona. sarà l'unica dell'anno, perché poi faremo New York tra 6-7 mesi, diciamolo. Assolutamente sì, magari anche con, Beh, diciamo, sicuramente risultati speriamo migliori, meglio, però sicuramente. rimaniamo centrati su Roma. Sono tantissime invece, caro Luca, le richieste di coinvolgimento attivo che abbiamo da chi ci segue. Perché noi sosteniamo una cosa molto semplice, che arriva il momento nella vita di ognuno di noi in cui bisogna prendere la propria vita sulle mani e darsi la possibilità di crearne qualcosa di veramente bello. Ora, la domanda che ci fanno in tantissimi è: ma da dove si inizia? Come si inizia? È una domanda che nasconde dentro delle anche, diciamo, insidie, però in realtà è anche molto, ha una chiave di lettura anche più semplice di quanto uno pensa. Perché dove si inizia? Intanto si inizia sempre, almeno a mio parere, dall'esempio di qualcun altro. Ovvero, anche i nostri miti, quelli che vediamo alla televisione, adesso io prima parlavo della Giorgio Ferrari, e Luca, yes, certo, quelli sono i primi, poi ne so, la Ferrari. c'è gente che ci Sì, chiama, addirittura adesso gli uffici sono stiamo aperti lunedì vedendo. domenica, non lo sapevo. Probabilmente il telefono ha smesso di squillare, speriamo. Dicevamo, da dove si parte? Si parte intanto, secondo me, dall'esempio. L'esempio anche degli altri è importantissimo. I miti, quello che noi diciamo la società moderna, no? Postmoderna, il concetto di mito, non è negativo in tutti i sensi, può essere un grande stimolo. Quando noi ci alziamo la mattina alle 6 e vediamo alle 7, vediamo Vettel che trionfa, è chiaro che quelli o vediamo il campione che vince le Olimpiadi, quello deve essere il primo stimolo, perché comunque quello è un essere umano e se lui ha fatto quelle cose, noi nel nostro piccolo ne potremmo fare sicuramente tante altre. E questo è o l'esempio di un amico, di una persona che avete vicino. E quindi nel nostro caso, la nostra amicizia che ci mette sempre in confronto su cose differenti, ovviamente io prendo da Giorgio alcune cose, lui ne prende da me. Quando era, come avete visto nella foto prima, ha detto: ma come posso essere meglio? Semplicemente parlando, poi è nato tutto il Ma progetto. Quindi non tenetevi la dentro le cose. cosa secondo me è molto più semplice di quello che si vuol pensare, perché già il fatto di arrivare a porsi la domanda come si inizia, secondo me siamo sulla buona strada. Perché quando è? Proviamo a chiederci questa cosa: quando è che ci chiediamo come si inizia? In un momento in cui evidentemente rispetto a prima c'è posto per questa domanda. Quindi evidentemente stiamo vivendo un periodo che chiamerei, senza la sua accezione negativa, magari un periodo di crisi. La crisi avete sentito mille volte che va vista anche come un'opportunità. È esattamente ciò di cui stiamo parlando. Nel momento della vita di ognuno di noi, in cui un evento o anche qualsiasi fattore che ci abbia portato a vivere un momento di crisi, quello è il momento esatto che crea lo spazio per questa domanda. Anche perché crisi, dal greco, crino, significa dividere, quindi dividere il bene dal male, in questo caso da quella della nostra vita passata a quella nostra che possiamo creare nel futuro già da adesso, non da tra 20 a 20 anni. Bisogna iniziare subito e chiaramente scegliere i canali giusti, perché Quindi ecco, appunto, chiedersi come iniziare in realtà presuppone la consapevolezza che anche se inconscio, un primo passo lo si è fatto. Io Allora, cosa faccio? In quel momento è ovvio che state vedendo un video
che è orientato su una persona che ha deciso di prendere la sua vita sulle mani, migliorarla, farne un'opera d'arte, come diciamo noi, attraverso lo sport, ma semplicemente perché è qualcosa che non mi appartenesse prima. Ci sono tanti sportivi che ci stanno seguendo in questo momento e fanno uno sport da una vita, possono passare un periodo di crisi e attraverso lo stesso percorso magari diventeranno ottimi cuochi, grandi musicisti, si appassioneranno di qualcosa. Quello che vi vogliamo dire è molto sottile e va su un livello nettamente superiore all'accezione sportiva del nostro progetto. Ci mancherebbe altro. È il fatto che questa matrice, fate sì che questa matrice generi il bello che fino ad oggi non riuscite a vedere. Questa cosa è assolutamente essenziale. E poi, cioè, nel senso, tu sei l'esempio lampante, no? Perché se ti avessero detto 6 mesi fa, no, che tu avresti corso la maratona di Roma, saresti tornato in forma fisicamente, ma tu ci avresti creduto? Assolutamente no. E il no è proprio la risposta ai dubbi che voi avete. Cioè, il fatto che voi non credete in qualcosa, in qualche modo che sia possibile, già avete praticamente perso il 99% delle possibilità di farne qualunque altra. Perché poi e sono tutti tassellini, che ogni tassello ne sblocca un altro. Magari voi iniziate con la spinta emozionale per fare un'impresa sportiva e questa impresa sportiva magari vi svelerà altre cose di voi stessi e degli altri, che potrebbero essere estremamente meravigliose e differenti da tutto ciò che avete visto fino adesso. Quindi il viaggio è la vera importanza di tutto. Non è neanche alla fine la meta finale. È chiaro che se domenica brindiamo un 3 ore e 55 siamo tutti contenti. Sarebbe anche ipocrita dire il contrario, perché quando uno poi parte per una competizione o fa una gara vuole comunque sia vincere il proprio traguardo. Però non è soltanto quello. Cioè, quello è il nostro doping, è quello che ti fa svegliare la mattina e ti dice: cazzo, io voglio fare meno di 4 ore e mi devo allenare. Però ricordiamoci che il messaggio è molto più sottile e è quello che abbiamo detto fino adesso. Io chiederei, Luca, un secondo alla regia, che poi dall'alto la regia siamo noi, cioè, di rimetterci un attimo questa è foto. È bello cantarsela e suonarsela da soli, eh? Però bisogna essere capaci sia a suonare che a cantare. Certo, però noi siamo capaci. Ma facciamo anche cagare a tratti. Io quando mi riascolto mi piaccio. No. Proprio un arcivo. Comunque, chiedevo alla regia, cioè a noi, di rimettere per un secondo questa foto che io ho postato sui miei profili social personali qualche ora fa. Eccola qua, la vedi, Luca? Sì, perfetto. E il messaggio che accompagnava questa foto è un messaggio che vogliamo trasmettervi, perché quando si decide di cambiare, la tendenza iniziale, che non trasforma il cambiamento in una vittoria ma in un fallimento, è quello lì di andare ad odiare, a detestare, a combattere ciò che si è, perché non ci accettiamo più, magari con qualche chilo di troppo, con qualche sega mentale di troppo, eccetera eccetera. Quelle sono debolezze. Magari molti di voi che ci seguono sono genitori e davanti alla debolezza di un figlio si risponde con amore. Quindi lo stesso tipo di amore è quello lì che oggi io, riguardando quella foto, non posso che amare quel fanciullo sulla sinistra con circa 30 kg in più, che aveva necessità non di essere combattuto ma di generare forza da quella debolezza che gli, certo, ha poi permesso di, eccolo qua il risultato. Mi fai collegare anche a una cosa importante, quella che stai dicendo, che poi ho anche scritto in qualche articolo. Perché è sbagliato, infatti, denigrare come si è nel momento in cui si parte, perché molto spesso uno potrebbe confondere questi video, diciamo tra virgolette, di spunto motivazionale per andare quasi, diciamo, in qualche modo a criticare quello che sta sul divano. In realtà la nostra attitudine non è minimamente quella, anzi io vi dico: esaltate quello che sta sul divano. Cioè, perché quello lì siete sempre voi stessi, è un'altra chiave di voi che vi potrà essere utile in un altro ambito. Noi diciamo, siamo per il miglioramento, che è diverso. Cioè, nel senso, noi diciamo, ok, questa è la tua vita, però secondo me, secondo chi ti vuole bene, perché poi questo è il punto, cioè nel senso, voi dovete accettare sempre i consigli di chi vi vuole bene. E chi vi, certo, vuole bene vi dice, ok, è una vita bella, però secondo me potrebbe essere ancora più bella. Quindi il non porsi limiti, non denigrare la partenza, che è diverso.
ma perché? Non solo nella prima fase, anche nel dopo, perché vi ritroverete bel giorno ad essere passati da così a così, però in quel momento non bisogna andare a cancellare le vecchie foto dal profilo Facebook oppure creare dentro la testa un movimento contro quel tipo di debolezza che magari per cui nutriamo ancora astio. Anzi, in quel momento noi siamo l'esempio e siamo la forza che molta gente dovrà ricevere per fare quello che abbiamo fatto noi, perché se ce l'abbiamo fatta noi significa che è una cosa che è veramente nelle corde e alla portata di mano di tutti. Il che, caro Luca, ricordiamo, non significa che sia facile, no, perché dietro questo risultato ci sono mesi di BDC, come si dice a Roma, bucio di culo, come si dice a Parigi. Sì. Poi correggimi se sbaglio. No, beh, anche a Oxford si dice a Ostia. No, è importante. Importante questo, perché se no non farete la vera crescita, che è quella di testa. Perché quello che dici te del profilo Facebook, così lo vedo continuamente, no? Persone che si rimettono in forma, chi fa gli interventi di chirurgia plastica, così, che levano tutto praticamente come se volessero cancellare qualcosa. Ma se voi volete cancellare, cioè quel passato per voi è così astioso, significa che non l'avete superato, e che significa che il vostro presente è lo stesso, anche se siete cambiati fisicamente, non è cambiato un cazzo. Quindi attenzione, la crescita vera è la crescita interiore, la crescita mentale. Quindi Luca, come si inizia? Si inizia, e più che altro quando si inizia? Inizia oggi, adesso. Premete stop, mandateci a fanculo, perché... Che oggi c'è il sole e si inizia. E si inizia. Non è domani, ci sono i figli, c'è sempre qualcosa tanto. Cioè se voi aspettate c'è sempre qualcosa che vi interromperà il vostro inizio. Si inizia adesso. Alla prossima. Roma, New York, 84.39.